Signori, benvenuti a un nuovo test di funzionamento di un amplificatore lineare per la gamma broadcast FM 8808 MHz. Questa volta prenderemo in esame un amplificatore lineare della Innovation. Il modello, nello specifico, è il ROC 1003, 1K3, come si può notare dall'etichetta. Ok, amplificatore che può erogare una potenza di 1200-1300 watt, tirato a pieni regimi, a pieno regime. In questo momento l'amplificatore non è pilotato con alcun segnale di ingresso RF, quindi è statico, fermo. Noi lo piloteremo con un ingresso di 15 watt circa. Partiremo da una potenza molto bassa, circa 150-200 watt, la potenza minima che l'amplificatore può dare in uscita, e arriveremo a una potenza massima di 1000 watt. Non oltrepasseremo questa soglia in quanto il carico fittizio della BIRD che abbiamo al momento disponibile, diciamo, è dato a una potenza massima di 600, quindi già in sollecito. Ok, per la misurazione useremo un BIRD analogico, il modello nello specifico è il BIRD 43, con la testina da 1000 watt, si può notare. Questo è il cavo d'ingresso, la testina, e qui l'uscita che poi va al carico della BIRD. Eccolo lì, questo è il carico della BIRD. E non è che riesco ad inquadrarlo comunque, insomma. Bene. Ok. Ora partiremo con il test. Accendi pure l'exciter. Ok, come abbiamo detto, lo pilotiamo con un ingresso di 15 watt, come abbiamo sentito, ancora è partita l'accensione dell'amplificatore. Come si sente, usiamo un RWR tarato a 15 watt. Questa è la potenza di ingresso minima che preleviamo, sono 200 watt segnate a strumento. Ok, ora cominceremo a salire. Oh, aspetta, che faccio vedere. Allora, ora cominciamo a salire lentamente. Siamo a, quanto siamo? 250. 250, saliamo ancora. 350 watt. Quanto siamo? 360, ora siamo quasi a 400 watt, benissimo. Andiamo a vedere, questo è più reale. Ok, 400 watt. Ok, il mio assistente qui aumenterà la potenza ora. Vai, vai su, vai su. Sali, sali. Siamo a 400 watt di potenza. Sali, sali. Facciamo vedere che sta aumentando la potenza di uscita. Vai a 600. Ok, siamo a 600, quasi 600, 550. Sali ancora un po', arriviamo a 600 watt. Bene, in questo momento abbiamo 600 watt abbondanti misurati a strumento della birra. Indicativamente il display segna una potenza di 662 watt. Ok, vai su ancora un po', arriviamo fino a 1000 giusto per un secondo per mostrare, poi fermeremo. Sali, sali. Siamo a 700 watt, 800 in questo momento. Sali ancora una piccola, 800, 900, 950, 1000. Ok, siamo a 1000 watt, di 1000 abbondanti. Ok,
Ok, cala perché forse non è il caso. 1100, ok. Sì, vabbè, la testina è da 1000, quindi... Comunque abbiamo toccato i 1100 watt di potenza RF. Ora il mio collega sta... ha diminuito la potenza d'uscita, come si può notare, per evitare esplosioni, come giustamente dice del carico di kit. Okay. Questa è la macchina Innovation Rock 1K3. Sì. Ok, siamo, vabbè, abbiamo abbassato, dagli ancora una accelerata qui, 1000, ok, ma ok, sei a 1200, va bene, abbiamo toccato i 1200 e passa watt, no? Di punta, con un carico che teoricamente è dato per una potenza max di 600 watt. Comunque l'abbiamo prescaldato ovviamente, con potenza di 500 watt, proprio per non che non ceda, diciamo. Ok, possiamo notare il cavo è caldo, il cavo di uscita è caldo, vediamo l'altro cavo, no, l'altro cavo non scalda tantissimo, chiaramente è un cavo di altre caratteristiche, connettore, l'adattatore, il riduttore, perché il beer dell'ingresso c'è un N, scusate, e in uscita anche, poi si va al carico di pizza. Va bene, dai, dagli ancora una... Ah, stai, il mio collega qui si sta muovendo nel vario menu che c'è. In questo momento con una potenza di uscita di 600 watt quasi, andiamo a vedere, sono 550 watt abbondanti, testina da 1000 ricordo, abbiamo un assorbimento dichiarato a display della macchina, adesso non so se si riuscirà a vedere, comunque 25 ampere di assorbimento, una tensione di alimento dei MOSFET di potenza di 29 volt in continua. 25 ampere, 29 volt di tensione di alimento. Rendimento efficienza 72%, 80, 81, insomma quello varia. 72 è tutto. Ah, ok. 72 è la complessiva e 80 è dei MOSFET. Temperatura, abbiamo temperatura ambiente 12 gradi, 36 è il banco dei MOSFET. Ok, dagli ancora una... Vai sul menu di potenza, facciamo vedere ancora una volta i 1100 watt o 1200. Andiamo a sentire anche quanto scalda il carico. Il cavo? Il cavo penso sia caldo, effettivamente il cavo è caldo, sì, ma quello lì non scalda tantissimo. E abbiamo 550 watt in questo momento. Vai su un momentino. Siamo a 800. 900, 1000, 1100, ok, 1100 abbondanti, abbassa, scendi, va bene, ok, qui è tutto, ripeto, Innovation Rock 1K3, la macchina è nuova, questo è il primo test che stiamo facendo, funzionamento, vedremo se proporla in qualche vendita in asta, ma probabilmente è già prenotata, quindi non è detto che vada in vendita, appunto. Abbiamo un connettore BNC uscita per il prelievo, per le misurazioni agli strumenti, questa manopola rotativa che si conferma premendo, va un software abbastanza gestibile, intuitivo, tutto scritto a display, le varie funzioni, potenze, misure, eccetera.
A tema. Adesso facciamo un'analisi spettrale anche di quello che esce dal... A tema ancora un po', vabbè che su. Bene, abbiamo... Ora stiamo prelevando dall'uscita per la misurazione. Questa è la... Analisi spettrale. Niente proprio, No. Veramente c'è da dire che è molto molto pulito. Questa è la fondamentale, penso l'avrete capito, questa, e questa è la prima armonica. Sposta che si veda anche la seconda, terza, vediamo come sono. Ok, sì, non c'è niente, per cui ottimo, da dire è filtrato veramente veramente bene. Ok. Vabbè, altro da dire. Signori, alla prossima!